Eccolo qui, ciao video intanto, grazie. E allora, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Il collega Simone Carassai, perché si occupa di informazione molto, come dire, settoriale, perché racconta, no, la vita e le attività di Montecosaro. Sì, raccontiamo la vita e l'attività di Montecosaro. Praticamente siamo, diciamo che nasce da un'idea di Giorgio Quattrini 4 anni e mezzo fa, e poi si apre con un gruppo Facebook che raccoglie circa 5.400 persone. Queste persone qui sono persone praticamente dell'Interland e di Montecosaro che collaborano con tout court tutti i giorni, fornendo notizie sul luogo praticamente quasi in tempo reale. Quindi siamo presenti e appoggiamo qualsiasi tipo di manifestazione locale riguardanti il comune di Montecosaro e tutte quante le amministrazioni che verranno da adesso in avanti a seguirsi più avanti. Niente, so che avete tanti follower. Sì, abbiamo detto che siamo circa 5.400, interagiamo con tutti, quindi siamo aperti a questo tipo di discorso, non politico ovviamente a livello nazionale, ma soprattutto locale. Intendiamo proprio sottolineare questa cosa qua perché è fondamentale per il quieto tra virgolette vivere proprio del blog e del gruppo Facebook, per evitare azzuffate o cose del genere. Simone, ma che raccontate di questa città? Che succede in questa città? Guarda, questo è un paesotto, lo chiamiamo paesotto perché è piccolo. 7.000 abitanti, lo ricordiamo. È piccolo, ma è molto carino, è tipico, ha tutta una struttura praticamente molto concentrata qui nel paese alto, dove c'è una piazza, questa qua la piazza Trieste, dove vengono raccolte le anime più vive del comune di Montecosaro, che negli arco degli anni si sono susseguite e quindi continuano ancora a tramandare, a passare dal vecchio al giovane, praticamente le loro tradizioni. Non a caso qui tra poco avrete modo di vedere e degustare anche dei piccoli prodotti locali. Da bravo giornalista prova a rubarmi il lavoro. No, non è vero. Guarda, sono su me non professionista, quindi mi avvicino a questa cosa molto dell'arte del bere bene. E niente, quindi diciamo che siamo molto presenti e ci piace soprattutto sottolineare che questo comune vive praticamente sugli sforzi di noi cittadini e cerchiamo di promuoverlo a lungo e per molto tempo. Benissimo, grazie a Simone. Ricordiamo il blog. Il blog è Monte Corriere, ok? E il gruppo Facebook lo stesso, si racchiude dentro Monte Corriere, a cui basta chiedere l'adesione e noi praticamente inseriamo qualsiasi tipo di persone che è dell'Interland e non, per far conoscere e promuovere il nostro territorio a tutti. Benissimo, e allora ha introdotto Simone praticamente il prossimo spazio, che sarà un ampio spazio dedicato alla cultura enogastronomica di Montecosaro. Noi però andiamo prima a guardare insieme un servizio che ci racconta quello che è praticamente il prodotto tipico, il fiore all'occhiello della tradizione agricola del territorio. Stiamo parlando della pesca saturnina. Vediamo insieme il servizio.